Entra nel vivo la campagna elettorale di Pietro Mastropasqua, candidato sindaco di Molfetta per il centrodestra, in corso Umberto I nel cuore della città, inaugurato il comitato che ospiterà le iniziative politiche della sua coalizione sino all'appuntamento con le urne del prossimo 12 giugno. In questo luogo, spiega Mastropasqua, incontreremo i cittadini che vogliono conoscere il nostro programma e dare il loro contributo di idee per il futuro di Molfetta. Questa è la casa dei molfettesi, infatti l'abbiamo chiamata Casa Molfetta. Auspico in realtà che questo comitato mattina e pomeriggio sia sempre vuoto, perché vorrei che io e ovviamente tutti i miei candidati fossimo in giro a parlare con i molfettesi. Ed è importante invece che la sera sia pieno, perché dobbiamo incontrare tanti cittadini qua, quindi come luogo d'incontro. Auspico che sia il luogo d'incontro con tanti cittadini. Ecco, i cittadini lei li sta già incontrando da parecchio tempo, che cosa le stanno chiedendo? I cittadini mi chiedono di cambiare. Il presupposto da cui partiamo e che condividiamo con tanti molfettesi è quello del cambiamento. Le cose non vanno a Molfetta e abbiamo la necessità di cambiare. Sei le liste che compongono la coalizione Molfetta Vincente, una squadra che ha tanta voglia di lavorare e far crescere la nostra città, prosegue Mastropasqua ripartendo dalla quotidianità delle piccole cose. La nostra è una coalizione civico-politica, abbiamo tre liste civiche alleate con tre liste politiche di estrazione di centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia e il nuovo PSI. Sono molto contento della composizione delle liste, sono molto contento della coalizione che abbiamo creato. Cambiare Molfetta iniziando da dove? Dalle cose piccole, pulizia e decoro innanzitutto, poi parliamo di grandi opere, poi parliamo di grandi finanziamenti, poi parliamo di grandi cose. La città, i cittadini, le cittadine mi chiedono questo, pulizia e decoro e attenzione al particolare. Il matrimonio celebrato sabato mattina nel centro cittadino senza alcuna autorizzazione, conclude Mastropasqua, è l'ennesima dimostrazione che Molfetta ha urgente bisogno di legalità e maggiori controlli. No, Molfetta non ha fatto una bella figura, siamo usciti su tutti quanti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, mi sa addirittura Lanza. Qualcuno si deve interrogare su cosa sia successo. Leggo che carabinieri e polizia locale hanno avviato quindi delle indagini, vedremo cosa emergerà.